Come possiamo sapere se i chakra sono aperti, sono chiusi ed eventualmente come facciamo ad aprirli? Intanto i chakra sono dei collegamenti tra il mondo delle forme e il mondo sottile, il mondo delle energie, il mondo delle entità non dotate di supporto materiale, direi così. Potremmo dire è il collegamento tra il mondo delle forme e il mondo astrale. Questi collegamenti possono avvenire su vari livelli. In che senso? Nel senso che il mondo astrale, un po' come il mondo delle forme, non è un mondo dove esistono soltanto una tipologia di entità, ne esistono diverse e sono di diverso grado di evoluzione. Nel mondo astrale troviamo le larve, che sono fondamentalmente parassiti dell'astrale, che interagiscono con gli esseri umani, col mondo fisico, all'unico scopo di depredarli di energia, e poi invece esistono entità molto più evolute anche dell'essere umano, entità che non hanno un supporto biologico, ma sono entità di forza, entità di potenza, pura energia, che possono o meno interagire con l'essere umano. Anche tra queste entità ne troviamo di allineate, diciamo, sotto controllo, quindi in sintonia con l'essere umano, altre meno in sintonia, altre indifferenti. E i chakra ci permettono di collegarci quindi a diversi gradi di spiritualità con il mondo sottile. E ogni chakra svolge la sua funzione. Quindi per capire se i nostri chakra sono attivi o meno, basta che vediamo, verifichiamo la funzione che deve svolgere il chakra. Ad esempio, il primo chakra, il chakra radice, che è posto così simbolicamente nella zona del perineo, quindi alla base dell'osso sacro, sulla colonna vertebrale, è la parte che ci collega alla terra, che ci collega alla radice della terra, all'istinto di sopravvivenza, alla nostra forza, come dire, più istintuale. Ecco quindi che normalmente tutte le persone hanno questo chakra aperto, nel senso che a più livelli, se una persona non ha questo chakra aperto, in realtà non avrebbe un istinto, sarebbe un'ameba. Certo è che ci sono persone che hanno una grande energia di vitalità, energia propulsiva, e questo è dovuto all'attivazione della Kundalini. La Kundalini è l'energia che si trova, l'energia universale che si trova racchiusa all'interno dell'essere umano, è il collegamento tra l'energia umana e l'energia universale, diciamo così. È una fonte inesauribile di energia che si trova proprio nel primo chakra e viene rappresentata simbolicamente come un serpente arrotolato ed addormentato. Nel momento in cui questo serpente si risveglia, dà proprio delle scosse, delle scariche di energia che danno dei poteri interiori. E più riusciamo a far salire verso l'alto queste energie, più questi poteri diventano sottili, diventano importanti. Quindi direi il primo chakra, l'apertura c'è, probabilmente pochissime sono le persone che hanno la Kundalini risvegliata. Si può farlo attraverso esercizi di immaginazione per risvegliare proprio l'universo dormiente dentro di noi. Il secondo chakra è quello legato alla sfera genitale, diciamo così, e riguarda le funzionalità della sessualità. Quindi tutte le persone che vivono una distonia, diciamo così, in ambito sessuale, cioè non sono soddisfatti pienamente della loro vita sessuale, probabilmente devono agire per riaprire il secondo chakra e così via salendo verso l'alto. Ad esempio, il quarto chakra, il chakra del cuore, riguarda le relazioni sentimentali affettive prevalentemente. Un chakra aperto del cuore
ci dà la possibilità di interagire a livello sentimentale in modo positivo, vivere una vita sentimentale serena, felice. Se questo non si verifica, denota una chiusura di questo chakra. Anche qua si può aprire, ma come si può aprire, ad esempio, il chakra dei sentimenti? Beh, imparando a gestire le emozioni, perché il chakra dei sentimenti è il chakra dell'emozione, quindi imparando a vivere la propria emotività, a gestire l'emotività degli altri, ci dà la possibilità indiretta, ma in modo molto rapido ed efficace, di aprire il chakra del cuore. Perché se io esercito la funzione, di conseguenza, apro il chakra relativo. Andando verso l'alto potremmo poi arrivare al terzo occhio, ad esempio, il sesto chakra, che è il chakra che anche qua aver aperto questo chakra significa avere premonizioni, avere delle veggenze, avere la capacità di intuire ciò che gli altri pensano, entrare in profonda sintonia con le altre persone, proprio da un punto di vista mentale, quasi telepatico, comunicare telepaticamente. Persone che hanno sviluppato notevolmente questa caratteristica significa che hanno lo sesto chakra aperto. Si può allenare anche in questo caso, imparando a entrare dentro la mente delle altre persone. A livello simbolico si può fare, ad esempio attraverso il Reiki simbolico, attraverso altri metodi, quindi di immedesimazione. E in questo modo si va proprio a lavorare sul sesto chakra. E il settimo chakra, l'ultimo, è quello dell'illuminazione, quello che ci collega direttamente col divino. Persone che hanno elevatissimi gradi di spiritualità e hanno un forte distacco dal risultato. Il distacco dal risultato è la capacità di agire nel mondo senza essere schiavi del mondo stesso. Quindi queste sono le caratteristiche dei vari chakra e se noi pensiamo alla nostra vita possiamo capire su quali andare ad agire per aprirli e quindi rendere più piacevole, più interessante e più mistica la nostra vita, più spirituale, e entrare in contatto con quel mondo sottile di cui i chakra sono proprio le finestre. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog http://seduzionevip.com. Ciao a tutti!